Raga, buongiorno e bentornati in questo nuovo stortissimo video di GTA 5. Siamo qui con il signor Clinton. Per quale motivo? Per quest'oggi vedremo altri piccoli errori, grandi errori, errori storti appunto di questo meraviglioso gioco. Quindi prima di cominciare mi raccomando un bel pollicione su, commento qua sotto con scritto gli errori nel modo più sbagliato possibile. Successivamente, raga, proprio sotto questo video nel commento bloccato trovate il link di Twitch. Vado in live tutti i giorni dalle 15 alle 18 e vi ricordo anche, raga, di iscrivervi al canale se non volete che... Vissero tutti felici e contenti. Detto ciò, raga, cominciamo subito con la primissima cosa di quest'oggi. Si trova più o meno nella zona dell'osservatorio, che dovrebbe essere questo. Questa penso che sia una delle cose più clamorose di tutto il gioco. Voi sapete, raga, che ci sono rocce e rocce. Ora, io non so perché questa cosa, comunque, mi spiegate cosa ci fa una roccia marina su una montagna. Poi adesso, se vengono i coralli sulle montagne, eccetera, io sinceramente, raga, non lo so. Precisamente in questo punto. Ok, raga, passiamo con la prossima cosa, che è un po' una m***ata. E comunque ci mettiamo in mezzo lo stesso, perché come si dice fa brodo e si trova nella zona del lago, mettiamola così, perché nuovamente i cavi passano dentro le gambe aperte di questa tizia. Già che sono qua, raga, potrei mostrarvi un'altra mirata che accade circa verso questa zona. E praticamente, raga, vedete che GTA ha delle cose bellissime, tipo una grondaia fatta così e poi magicamente grondaia. Questo non sarebbe proprio un errore, però è strambo, quindi ve l'ho fatto vedere lo stesso. Passiamo con la prossima cosa, che è abbastanza area 51, raga. Comunque le macchine sono tante e sono molto belle, ma ce n'è una che ha una cosa un po' strana che vi andrò a mostrare adesso. Nella Sultan RS c'è un volante, un tipo di volante particolare, che è questo, quello con la K al centro, che è strano. Cerco di mettere i vetri normali, così riusciamo a capirci meglio. Ok, come vedete, raga, il volante dentro è così: K al centro, RS sotto, tutto bellissimo. Guardate, ora, raga, una volta uscito, nel caso dovessimo guardare dentro questa vettura, non notate qualcosa di strano, raga? Se ci fate caso, non c'è nessuna scritta sul volante, è praticamente invisibile. Poi nel caso dovessi rompere il vetro, guardate, comparirà magicamente. Non so perché questa cosa, è sempre il principio del vetro, che riesce anche a spogliarti modelli come erano quelli del killer dell'infinito, eccetera eccetera eccetera. Fatto sta, raga, che questo è, diciamo, il segreto oscuro della Sultan, che dentro di sé è tipo il segreto di Satana. Davvero? E raga, la prossima cosa è decisamente storta ed è situata sotto la fabbrica della Maibatsu. Raga, avete presente quella che fa il mule, eccetera eccetera eccetera? Proprio lei. Perché qua sotto c'è qualcosa di strano. Ora, GTA sappiamo che mette le cose storte, le mette male, le incastra, non lo so, tipo le biciclette nella sedia, nella zona della spiaggia. Abbiamo le luci storte là nella zona del centro. E magicamente andando sotto abbiamo questa cosa qua, un pallet di roba. Sono altri gli oggetti sotto nella mappa, ne vedremo altri dopo. Ma raga, è un oggetto comune, un oggetto che si può trovare qua. Anche questa è una cosa abbastanza fresca, abbastanza cosata. Però ci sta, raga, sono quegli errorini che ci piacciono. E passiamo con la prossima cosa. Anche questa, raga, stiamo sempre sul fresco, perché è stato, c'è caldo, quindi le cose pesanti non le vogliamo vedere. Ed è una cosa meravigliosa, perché dov'è la chiesa? Mi devo orientare con la chiesa. Adesso, io non sono un architetto, io non faccio case e non progetto robe, però so che se devo entrare da qualche parte o se devo uscire c'è una porta. Magari non lo so, io voglio, esempio, andare sul balcone, ho una porta finestra in questo caso, ok? Ebbene, questa regola non vale sempre per ogni cosa, perché se ci fate caso, qua, ragazzi, ce l'abbiamo, porta finestra eccetera, ma qua no. Qua abbiamo dei balconi con delle finestre. Mi spiegate cosa serve un balcone? Cioè, cos'è? È tipo per quello che vuole scappare dopo che si è trovato la moglie di un altro. È sacrosanto. Il bello è che non posso neanche entrarci qua, mi sembra. Cioè, non dovrebbe nemmeno esserci la collisione per l'ingresso della persona. Vedete, è tipo volante. Diciamo, è tutto pieno, come se questa roba fosse stata messa per errore. Credo più che l'errore sia stato questo e non la finestra. A noi comunque queste cose ci piacciono, quindi vediamo la prossima se sarà storta come questa oppure no. E sarà forse un pochino più storta, perché, cioè, storta no, però giocano sul fatto che nessuno ci ha mai fatto caso. Bastardo. La prossima cosa è situata a Downtown Vinewood, perché è presente precisamente qua dove c'è la megera che strilla e parla delle sue rughe. Dovrebbe essere tipo qua, mi sembra. Salve signora, ma che gnocca. Ciao Lando, mi fai schifo. Comunque, giunti qua, raga, c'è una cosa che nessuno ha mai notato, abbastanza in bella vista, che può essere vista principalmente se noi giriamo qua, ok? Prendiamo un cecchino per guardare meglio sta cosa, perché non ci voglio di fare delle strutture, delle impalcature, poi magari potremmo farle. Le facciamo bloccando sto coso. Lei è tipo la manna dal cielo, grazie mille. Andiamo qua, aspetta che se no me lo cancella. Io sto gioco ormai lo conosco. Rimanga fermo qua, non si muova, stia tranquillo. Grazie per la scaletta, troppo gentile, non doveva. Tanto verrà a menarmi, adesso lo so. Se ci fate caso, precisamente qua non sono presenti le texture. Col cecchino non me le fa vedere, ma se ci guardo direttamente così, raga, potete notare tranquillamente che qua non sono presenti le texture del coso. Si notano anche qui in fondo della strada, passeggiando qua, eccetera. Vedete? Completamente bucato. Strano che non me lo faccia vedere così, ma forse perché c'è il sole. Nel caso dovessi cavare tipo il tempo e mettere nuvoloso. No, c'è sempre la Madonna, raga, niente da fare. Potrei lanciare una granata, però non so se la collisione funziona oppure no. No, la collisione funziona. Mi scusi, signora rugosa,
casa. Detto ciò, altra piccolezza, che però non è proprio una piccolezza, diciamo è una cosa un po' strana, che riguarda l'Albany Alpha per le sportive. Apriamogli le portiere perché accade una cosa un po' particolare. Apri. Raga, mi spiegate come fanno a guidare i personaggi l'Albany Alpha? Ci siamo. Considerando che Franklin è il più alto, mi sembra, non vorrei dire una minchia, ma dovrebbe essere il più alto. Considerando che i pedali sono i più lontani di tutto il gioco, andrà in ignoranza anche lei. E già che siamo a tema di macchine, vi farò notare un'altra cosa abbastanza particolare, perché abbiamo deriso tanto il BF Surfer lì che non ha i pedali, come tutti i furgoni praticamente, ma non solo quello, perché sembra che manco la Buffalo abbia i pedali. Vedete? Anche lei è una macchina che va in ignoranza, ecco perché la usa il signor Clinton. Devi proprio vederlo. Diciamo che le stranezze ovviamente non sono finite, abbiamo ancora tante. Passiamo con la prossima e dovremo tornare sempre nella zona Maibatsu. Però per individuare il prossimo oggetto dovremo mettere notte, perché nel caso ne dovessimo voltarci, là in fondo comparirebbe magicamente una luce. Nel caso dovessimo avvicinarci, potremmo vedere anche mamma lampione messa qua sotto, tutta bella storta. E non sono solo questi gli oggetti sotto nel mondo qua di GTA, perché ce ne sono anche altri. Sensazionale. Per la prossima cosa, raga, dovremmo andare nel deserto, perché anche lì c'è un altro errorino tattico della Rockstar che io non avevo mai visto, non ci ho mai fatto caso perché non ci sono praticamente mai andato. Ed è nella zona del ponte, quello dove c'è anche l'incidente con Lando, eccetera eccetera eccetera. Dirigiamoci qua sopra, perché non so quante volte magari siamo stati rincorsi dal treno. Poi alla fine basta fare così per salvarsi. Però diciamo che qua esistono collisioni che non esistono, perché nel caso dovessi scendere qua, raga, potrei vedere una cosa del genere. Adesso io non so se è una cosa normale, io non so se entrando nei ponti dei treni può succedere una roba del genere. Fatto sta che possiamo avere tipo il signor Clinton cementato. Provo con questo, vediamo un po'. Neanche questo, raga. Cosa sta succedendo qua? Cosa andando a scappare sti pazzi? Ok, non è solo quello, raga, è anche l'altro, quindi potrebbero essere tutti quanti fatti così. E vabbè, raga, dai, si sono dimenticati. Bellissima, raga. Passiamo con la prossima cosa. I piloti, raga, per tagliare corto su GTA girano e guidano come mia madre. Fatto sta che questa è la curva che più li mette, vedete, alla prova. Perché nel caso dovessimo fermarci qua e iniziassimo a osservare questi geni della guida, potremmo notare cose abbastanza particolari, del tipo che imboccano male la curva, guardate. Non tutti, alcuni vanno contro mano, altri praticamente superano e vanno sulla corsia sbagliata. Guardate questo esempio. Diciamo che è la curva dove potete vedere più incidenti su questo gioco. Se state fermi qua potete vederne non so quanti. E l'Emperor se la fa bene, maledetto catorcio. La prossima roba, raga, che andremo a vedere è un po' una stronzata. Praticamente adesso l'hanno un po' corretta sta cosa, ma tempo fa succedeva ed era molto più sgravosa. È possibile, guardando in un certo modo questi condizionatori, far sparire l'ombra di essi. Vediamo un po' se succede. Devi tipo metterti bene. Ok, così funziona. Il condizionatore non ha più l'ombra. Detto ciò, passiamo con la prossima roba, che è decisamente meglio. Ritornando a parlare di oggetti sotto alla mappa, diciamo che in questo punto preciso, dove c'è questo cavalcavia, questa cosa un po' ambigua, sotto è presente. Se andiamo dritti, sparati, spero di riuscire a vedere qualcosa. Rumore di grilli potentissimo. Come vedete, abbiamo in questa zona dell'erba. Non sono gli unici, raga, perché c'è anche un'altra cosa. Poi magari sono altri oggetti. Al momento io, raga, conosco questi. Che è situata praticamente sotto qua, dove c'è questo ponte. Dovrebbe esserci, mettendo notte, che è più facile individuarlo, un'altra luce, un faretto più precisamente. Mettiamo mezzanotte e scendiamo. Dovrebbe esserci da sta parte. Ok, eccolo qua, un faretto. Non so perché, raga, però si vede che la Rockstar si diverte a mettere cose anche sotto. Non sono cose di mappe, perché non esistono mappe qua sotto, anche sbloccando le cose dell'online. Quindi sono unicamente errori, oggetti dimenticati, eccetera eccetera eccetera. Mai visto. Siamo arrivati con l'ultima cosa tra le robe di quest'oggi, ed è situata praticamente qua. Come vedete, appunto, abbiamo l'acqua che riflette, tipo, non lo so, questo cartello riflette la casa, il cespuglio riflette il ponte, riflette gli alberelli, le palme, la salsiccia piccante, qualsiasi cosa, vedete? Una cosa molto particolare, che forse magari ci sarà il diavolo dentro, non ho idea. Fatto sta che gli alberelli rosa, ragazzi, sono gli unici che non hanno un riflesso. Non so se succede la stessa cosa anche magari con uno specchio o solamente con l'acqua. Però se ci fate caso, raga, questo alberello non ha il riflesso dentro l'acqua. C'è solamente quello di questa pianta. Ci sono altri alberelli tipo così, magari, da poter guardare. Qua ce n'è un altro e anche lui infatti non ha il riflesso. Altri alberelli qua ne abbiamo? Non ne vedo. Comunque è bellissima sta cosa. Diciamo che bene o male, gli errori di oggi erano questi. Non erano tantissimi, raga, erano giusto alcuni un po' gustosi. Mettiamola così.